innanzitutto prendiamo atto che ancora una volta Saviano, bontà sua, fa un attacco personale nei miei confronti. Ancora una volta lo fa ai margini della presentazione di un suo libro, che è anche ovviamente un'attività quindi di un suo interesse particolare. Saviano è un intellettuale che però dice bugie, perché non è affatto vero che io non abbia parlato di paranze distese, perché purtroppo oltre che parlarne me ne devo anche occupare di come sindaco di Napoli. Non c'è settimana che non si fa un comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica in cui si parla di distese e paranze, quindi dice una bugia quando dice che il sindaco non ne parla e non ne ha mai parlato. A differenza di Saviano, noi cerchiamo di contrastarle. Qui c'è gente che per la criminalità organizzata ha pagato un prezzo personale, io l'ho pagato da magistrato, perché non a chiacchiere ma con i fatti ho contrastato le mafie. Oggi la città paga un prezzo perché ci sono le stese e grazie alle forze dell'ordine, alla magistratura, alla stragrande maggioranza dei napoletani onesti, il sindaco e tantissima altra gente si cercano di contrastare. Saviano è un po' l'unica invece espressione di chi alla fine un po' ci guadagna anche economicamente da tutto questo. Quindi mi sembra assolutamente ormai chiaro il quadro, e prendo atto che mentre io, come dire, sono, fino a poco tempo fa si diceva che io ce l'avevo con Saviano, ormai mi sembra evidente come stanno le cose, quindi alla sua domanda rispondo volentieri. A questo punto abbiamo, come dire, capito perfettamente qual è il giochetto che fa Saviano.